L'Italia è il paese dell'Unione Europea con la più grande comunità di ucraini. Sono in 200.000 a lavorare in prevalenza nel nord del bel paese. Circa l'80% sono donne impegnate come badanti o addette alle pulizie. Le preoccupazioni sono molte. Pensano a quello che potrebbe accadere in patria. E con l'Unione Sovietica stavo molto bene perché è entrata a studiare gratis, stipendi stati sempre buoni. Quando siamo divisi con russi è cominciato guaio grande. Adesso parlano cosa? Di guerra, di qua, di là, però il popolo, quelli poveri, non ne hanno forse paura, perché non ne hanno proprio paura, però più guerra di così come vivono adesso. Molto preoccupato, perché il nostro, per dire, grande amico Russia, fa male il nostro popolo da tanti secoli. Mentre la maggioranza è fatta da osservatori preoccupati, chi può porta i familiari in Italia? Io vado dalla città che è più prima alla confine della Russia, si chiama Kharkiv. La situazione è molto tesa, la gente ha tanta paura perché ci sono dislocazioni forti delle truppe e dicono che l'invasione sarà dopodomani, domani, dopodomani. Come c'è la situazione? È difficile, è molto difficile, quello che posso dire. Nel frattempo si cerca conforto anche nella religione, con messe sempre più frequentate, come nella chiesa di Santa Sofia a Roma.